Hey Cooge, benvenuti in questo nuovo video, sono AndroLink91 ed oggi siamo in questo nuovo episodio di Dragon Ball Z Kakarot. Abbiamo appena fatto la conoscenza di Radish, fratello di Goku, e ha rapito Gohan. Quindi, adesso si va a recuperarlo. Aspetta Goku, tieni, hai ricevuto qualcosa. Vita Drink. Che cos'è? Una bevanda ricostituente a reazione rapida. Se ti trovi nei guai, bevine un sorso per riprenderti. Perfetto, quindi devo inserirlo negli oggetti. Vedi di prendere la cosa sul serio, se non puoi usarla quando serve allora non ha senso. Ah, ok, quindi devo... Registra in griglia. Mettiamola su X. Così. Ripristina 1000 punti salute. Fantastico, grazie Bulma. Vedi di non morirmi davanti. Basta così, andiamo. Per fortuna nel manga la Nuvola d'Oro si chiamava a volte Quinto, a volte Oro. Cambiavano a seconda di alcune traduzioni. Non ricordo se... Perché c'era l'edizione nera di Dragon Ball, che dovrebbe essere la prima. Mi sembra che la chiamassero Quinto, mentre nell'edizione Deluxe d'oro e poi in Evergreen hanno cambiato ancora. Una di queste, mi pare che fosse così. Dunque, a un certo punto della storia inizierai a viaggiare, a combattere assieme ad altri personaggi. Perfetto. Quindi in battaglia puoi fare seguire un assist attacco, azione assist, personaggi attacco. Vai, resisti ancora un po', Gohan. Sì, resisti. Villaggio Lucca alla mappa del mondo. Villaggio di Lucca? Ne ha fa la fiera? Tanto che siamo in cosplay, di un po'. Mappa del mondo. Perfetto. Villaggio Lucca. Ci si mette un po' per arrivarci, Radish, un uomo che dice di essere fratello di Goku e membro di una razza guerriera nota come Saiyan. Stupisce tutti sconfiggendo Goku senza sforzo e rapendo Gohan. All'arrivo di Piccolo, i due decidono di allearsi. Ora puoi volare mentre usi Goku. Ah, perfetto. Volevo fare il triplo perché... Kekai Shingo. Sentoryoku 710. Nani? Ano gaki da. Kusu. Hannou ga mou hitotsu. Koko ni mukatte kuru. Hitotsu. Futatsu. Sentoryoku 322 to 334. Chiyagatta. Kisamara. Ittai koko e nani shi ni kita? Kimatte da ro. Ora no ko torikeshi ni kita nda. Ora no musuku wa doko da? Gyaagya urusai kara soko ni tojikometa dake da. Sore yori. Masaka 2 de kakareba kateru nado という bakabakashii keisan ja nai da ro na. Ni no hodo shirazu to wa kono koto da. Waga ichizoku no haji da. Sicuro Radish? Sì.
Però ce le sta a prendere, eh. Insomma, non vorrei dire, però. Gli le sto a dare un po', un bel po', eh. Oh ragazzi, io non so perché, ma mi rimane difficile destreggiarmi tra L1 ed L2, non capisco perché. Fatto, vai. Anche il 2 non ce la fate. Veramente ce la stiamo facendo. E aumento anche di livello. Ehi.様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った2人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。孫悟空、貴様、新しいとっておきの技なんかないのか。へへ、すまねえな。はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して 新開発したってのによ。どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間奴と一人で戦って動きを止めろ。分かった、食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。 E basta. Non ho capito. Ma ci picchia. Sì. Vabbè, allora senti, dillo. Non so cosa è successo lì. Probabilmente ci siamo annullati a vicenda. Vai, lo sto a massacrare. Accidenti a lui. Ok. Non ti aspettavi che lo schivassi, eh? E invece... Oh.
Eccolo qua. Abbiamo il rallentatore, eh. Ma cosa vuoi? Wow, 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 calma, calma, calma. Ti picchi a te. Sì, ehi, però. Perché non me l'ha fatto? Si sta mettendo male, ragazzi, eh? Non so fino a quando devo tenerlo impegnato. Però si sta mettendo male. E allora. Cavoli. Scappo. Niente, non ce l'ho fatta. Sì, quanto vola. Stavolta però ho recuperato un po' di vita, perché ragazzi non ce la facevo. Ho usato un vita drink. Insomma, devo portarlo proprio in frego a farlo finire la vita. Beh, è giusto, sì, in effetti. Se è piccolo sta preparando il macanco sappo, sì. Fatto, andato e via, anche Radice è sconfitto. Yes, aumento di livello, ci credo. すべての戦闘力を指先だけに集め。くそ、こいつら力を自在に操りやがる。油断したな。つかんだぞ。貴様、いつの間に。手貸したぞ孫悟空。しっかりスポーツ構えとけ。 貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。そら、そら、もっと苦しめ。次は近いぞ。次は貴様の番だぞ。これは避けられん。
きい。くさまくさま、まだそんな力が。ピッコロ、早くその技を。魔漢高殺法。Quel che è successo, però io capisco in parte la scelta di non voler mettere il sangue, perché ovviamente più si va avanti più i giochi diventano aperti a un pubblico più ampio, però cioè metti un'opzione che ti fa scegliere se avere il sangue o no, come ad esempio in alcuni giochi c'era l'opzione per mettere sangue blu, verde o rosso. Poi mi dispiace perché si va a snaturare un prodotto, però è fedele al manga e quindi sono contento uguale. Cso, kono ore ga konna yatsura ni yarareru to wa. Tsumami yagari. まさか、カカロットのやつが、己の命を捨ててまで。バカめ、孫悟空はすぐに生き返ることができるんだ。何？この星には、ドラゴンボールといういいものがあるんだ。そいつに頼めば、どんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。そったり。だが、いいことを聞かせてもらったぜ。これまでの状況はすべて、はるか宇宙にいる俺の仲間二人に通信されている。この俺がやられたことを知って、必ず。ここにやってくる。その二人がここにやってくるな。いつ1年、たった一年後だ。1年。さらに強い戦士が二人。今度こそ。貴様らの勝てる可能性はゼロだ。1年の間に、せいぜい楽しんでおくんだな。Il maestro Muten, Krillin e gli altri giungono sul posto. Piccolo spiega loro ciò che è accaduto, la morte di Radish, la minaccia degli altri Saiyan e il sacrificio di Goku. No, naruhodo. Soiu koto da. Goku! Goku te wa omae rashiku nai zo. Shikkari shiro! Krillin.死ぬっちゅうな、結構嫌なもんだな。まあな。でも安心しろ、すぐに生き返らせてやっから。た、あ、の、あ、あ、うわ。僕、あ、消えおったぞ。そうか、神のやつの仕業だな。しかし神様だったら安心してよかろう。貴様らはドラゴンボールを探せ。神のやつとて命を蘇らせるほどの力はない。だが
その孫悟空の息子はこの俺が預かる。な、何？嘘だろ。どうするつもり？このご飯とかいうガキは訓練次第で強力な戦力になる。1年後にやってくるという2人のサイヤ人を迎え撃つには、そのためにはこの俺が鍛えてやるしかなかろう。孫悟空が蘇ったら楽しみに待っていると伝えておくんだな。その頃、地球よりはるか彼方の宇宙のある星で、ラディッツめ、死におった。情けないやつだ、まったく。しかし、面白いことを言っていたな、ドラゴンボールとか。どんな願いでも叶うらしいぞ。よし、行こう。ラディッツを生き返らせるんだな。冗談言うな。あんな役に立たんやつはもういらん。俺たちがこのまま年老いもせず永遠の命をってのはどうだ。永久的に戦闘を楽しめるぞ。なるほど、そりゃいいぜ。二人はドラゴンボールを使い、永遠の命を手に入れるため地球へ向けて飛び立つのであった。Radish è un Saiyan dal potere immenso, ma l'attacco a sorpresa di Gohan e il sacrificio di Goku segnano la sua sconfitta. Purtroppo, a causa delle gravi ferite riportate, Goku muore assieme a Radish. Bene Cuggi, anche questo episodio di Dragon Ball Z termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!